Beh, innanzitutto la prima cosa che avrei fatto è non autorizzare, se fosse toccato a me, l'arrivo della nave nel porto indiano, ma d'altronde non sappiamo chi l'ha autorizzata, quindi sicuramente non è stato il ministro della difesa. Il giorno dopo avrei però cercato di capire chi aveva dato quell'autorizzazione e l'avrei reso pubblico, questo sì. E cosa farei oggi se fossi nei loro panni? Troppo facile dal di fuori, me ne rendo conto, per cui dico quello che ho detto subito, non oggi. Ho detto che secondo me bisognava richiamare stabilmente l'ambasciatore italiano in India, minacciare ed eventualmente poi far vedere le carte di interrompere le relazioni diplomatiche e commerciali con quel paese che ha più di noi da perdere, atteso che la bilancia dei pagamenti è a favore dell'India di 1 miliardo annui. Avrei adito tutte le sedi internazionali in maniera assai diversa da come è stato fatto, partendo dalla NATO, dicendo che o si risolve questo problema o noi usciamo almeno dalla missione internazionale antipirateria e mettiamo in dubbio le altre partecipazioni alle altre missioni. Avrei chiesto all'ONU e alla Unione Europea un intervento importante, ma non così generico, dati alla mano. Avrei infine, una volta che sono venuti in Italia, fatto quello che ha chiesto il ministro Terzi, non li avrei rimandati, prima di tutto perché non c'era motivo di onore, visto che l'inganno l'ha fatto l'India a fare rientrare la nave, secondo perché c'è una norma del codice di procedura penale che impedisce, se non attraverso il procedimento di estradizione, la consegna a un paese estero di persone imputate, senza che vi sia un'analisi prima della situazione di diritto in quel paese dove per esempio c'è la pena di morte che è incompatibile col nostro ordinamento.